Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net. La Lega Nord chiede che non vengano dimenticati nel cassetto, come è stato fatto in modo colpevole dal governo Monti e continua a fare il governo Letta, gli 8 decreti sul federalismo fiscale, che per noi rimane la battaglia delle battaglie, un tema a cui non rinunceremo, che sta alla base del nostro movimento e per cui continueremo ad incalzare il governo. Non dimentichiamoci che le cose in questi anni stanno peggiorando, cioè con la crisi economica aumenta anche il centralismo dello Stato e aumenta il furto di risorse dalle regioni produttive a quelle parassitarie. Durante le audizioni sia la Banca d'Italia, che è rappresentata dall'autorevole ministro Saccomanni, sia l'ANCI hanno dichiarato che l'unica vera possibilità di ripresa è l'attuazione del federalismo fiscale. Purtroppo oggi le imprese chiudono, gli imprenditori si suicidano, i giovani sono tornati ad emigrare e quindi non abbiamo più tempo, perché la nostra gente sta perdendo, se non ha già perso, la speranza. Quindi vi chiedo, facciamo presto. Federalismo fiscale che stabilisca una più equa ripartizione delle entrate fiscali tra centro e periferia. È necessario far ripartire il federalismo basato sui principi della perequazione e della responsabilità, in quanto il centralismo ha fallito, non ha risolto i problemi, invece appare ineludibile un nuovo patto con le autonomie locali. Noi nella mozione chiediamo una serie di impegni al governo che ricalcano l'attuazione dei decreti della legge delega sul federalismo fiscale, applicandoli e tirandoli fuori dal cassetto dove sono, lasciando piena autonomia tributaria ai comuni, con la fine finalmente di quel sistema di finanza derivata che ha assunto connotati di difficoltà dovuti poi ai tagli dei trasferimenti agli enti locali. Chiediamo che siano gli enti locali ad avere la possibilità di spesa e non siano essi limitati dal patto di stabilità. Siamo estremamente convinti che questa possa essere la vera riforma di questo Paese per sistemarne i conti pubblici e per rendere trasparente finalmente la spesa pubblica, perché diventi un concetto responsabile e nella responsabilità ci sia la trasparenza da parte di cittadini di giudicare i propri amministratori e coloro i quali amministrano i loro soldi. Informati bene. Scegli la Padania come tuo riferimento quotidiano. In edicola e online lapadania.net.